Dopo aver investito per portare in città i corsi di laurea in medicina e chirurgia, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna si rivolge alla scuola primaria con un bando dal titolo Progetto Futuro, realizzato in collaborazione con Fondazione Golinelli e SECAM SRL. Il progetto prevede 40 borse di studio distribuite tra l'anno scolastico in corso ed il prossimo, che saranno assegnate agli studenti più meritevoli in base al giudizio di un'apposita commissione. Un percorso che parte proprio quest'anno con questa prima sperimentazione, selezionando 20 bambini che concluderanno quest'anno appunto la quinta elementare, la quinta classe della scuola primaria, accompagnarli con una borsa di studio di 750 euro, di cui 500 euro per direttamente sostegno economico per sostenere appunto le loro spese legate alla cultura, alla formazione, e altri 250 euro che andranno proprio in un percorso formativo costruito ad hoc dalla Fondazione Golinelli, che sarà focalizzato sulla parte digitale, tecnologica, quindi Koenig e robotica creativa. La nostra presenza nella scuola c'è sempre stata, adesso ci siamo spostati e guardiamo un pochino di più verso l'università. Siamo riusciti ad ottenere anche grossi risultati nel settore dell'università, come oramai la città conosce. Da settembre di quest'anno partirà il corso della Facoltà di Medicina e Chirurgia, che è veramente una grande conquista per Ravenna. Quindi è caso di dire che si coprono tutti gli anni della formazione, e in questo caso però sono le scuole primarie, le elementari ad essere coinvolte. Quest'anno partiamo con queste borse di studio che riguardano il quinto anno delle scuole elementari, quindi ci avviciniamo sempre di più ai giovani che sono poi il nostro futuro e che è proprio su questi che bisogna cominciare a lavorare.